Da qualche giorno si è concluso l'iter di approvazione dei Joint PAIS, piani congiunti di azione per l'energia sostenibile, Bussento, Lambro e Mingardo, Gelbison e Cervati, Golfo di Policastro, Vallo di Diano e Tanagro, coordinati dal lato Sele e comprendenti 50 comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Lo comunica la Consaxpa. Già lo scorso ottobre, si legge in una nota stampa a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Rispoli, il Joint Alento Montestella ha ricevuto per primo un riscontro positivo dalla struttura tecnica Covenant of Mayors Committed to Local Sustainable Energy della Commissione Europea, in quanto, come noto, è risultato tra i primi 5 paesi italiani pervenuti con più di 5 comuni. I piani di azione per l'energia sostenibile hanno lo scopo di concorrere alla strategia Europa 2020, lanciata dalla Commissione Europea attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali, i quali, mediante il patto dei sindaci, si sono impegnati ad andare oltre l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020, come previsto dal pacchetto Clima Energia 20-20-20. L'importante affermazione è il risultato di un lavoro sinergico avviato nel 2011 tra Consac Gestioni Idriche SPA, guidato dal presidente Luigi Rispoli, lato Sele in particolare del presidente Giuseppe Parente, i primi cittadini del territorio, sottoscrittori aderenti all'iniziativa UE Patto dei Sindaci, presso la sede del Parlamento Europeo. Ai fini della elaborazione dei 5 Joint PAIS relative ai 50 comuni soci di Consac, prezioso e costante è stato il supporto tecnico del direttore scientifico Carmine Lubritto, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali della Seconda Università di Napoli. Ora, si legge ancora nella nota di Rispoli, spetta alle comunità locali passare alla fase attuativa degli interventi previsti nei singoli piani, consistenti nell'efficientamento energetico di strutture pubbliche, pubblica illuminazione, uso di fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, campagne informative di divulgazione, progettualità ed innovazione. Per realizzare queste azioni, concretamente, bisogna reperire le risorse economiche necessarie, attingendo a finanziamenti europei diretti. A tale scopo, Consac, contestualmente alla elaborazione ed approvazione dei Joint PAIS, ha incaricato il Center for European Policy Studies di Bruxelles per la presentazione alla Banca Europea per gli investimenti di una richiesta di contributo per la progettazione degli interventi previsti. I Joint PAIS, conclude Rispoli, oltre a costituire un imprescindibile strumento per l'avvio di azioni concrete volte alla sostenibilità energetica ed ambientale, rappresentano un'importante occasione per il territorio del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni in termini di sviluppo della green economy, ma soprattutto di crescita economica ed occupazionale, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale.